Ciao amici e ciao amiche, sapete che si può dire addio al doppiamento? Stai dicendo che posso diventare una giraffa e non essere più un tacchino? Beh, non proprio una giraffa, ma sì, puoi davvero eliminare il doppiamento con una strategia sana. Per avere un bel collo tonico bastano alcuni piccoli accorgimenti come buone abitudini alimentari, stile di vita ed esercizi di tonificazione. Del resto, il collo a tacchino caratterizza uomini e donne e le cause possono essere diverse: chili di troppo, accumulo di grasso nella zona del collo, ereditarietà o età che avanza. Ma la buona notizia è che si può eliminare l'antiestetico doppiamento e ringiovanire il collo. Se vi piace l'idea, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e condividete il video e guardatelo fino alla fine perché ho preparato un piccolo regalo per voi. Ma veniamo alle azioni che favoriscono la tonicità del mento e del collo. Buone abitudini alimentari. Bisogna vivere in modo sano ed equilibrato anche per avere un bel mento e collo. Seguite un regime alimentare sano ed equilibrato, oltre a fare sempre esercizio fisico. Il sovrappeso è il principale nemico del doppio mento. Evitate i cibi che fanno male. Banditi fritti, insaccati, bevande gassate, succhi di frutta zuccherati. Meglio frullati di frutta fresca, verdure, avocado, frutta secca, proteine magre. Bevete almeno 2 litri al giorno di acqua ed evitate bruschi cambi di peso. Stile di vita. Attenzione alla postura, spalle dritte e testa alta. Incurvarsi in avanti, sia da fermi sia camminando, è deleterio per il doppio mento. Anche durante la notte tenete la testa rivolta in alto e non in basso sul cuscino, largo ai cosmetici come la crema per il collo. Oltre agli esercizi per il doppio mento, una crema idratante può aiutare. Tenete idratata la pelle del collo con una crema applicandola mattina e sera. I tessuti saranno più lisci ed elastici e l'effetto sarà presto visibile. Va bene anche la crema idratante per il viso per cominciare. Per trasformare l'uso della crema idratante in un rituale tonificante, applicatela con un leggero massaggio che va dal basso verso l'alto fin sotto il mento. Esercizi specifici. Ecco un esercizio semplice che serve a rafforzare i muscoli della mascella e del collo. Inclinate la testa indietro portando lo sguardo al soffitto. Ora allungate il collo verso l'alto e mandate 10 baci verso l'alto. Ma non semplici baci, dovete mantenere la posizione per 5 secondi. Poi, alla fine dei 10 baci, raddrizzate la testa e rilassatevi. Nell'arco della giornata ripetete questo esercizio 5 volte. Personalmente credo molto nella ginnastica del viso, al punto che ho creato un mio sistema. Si chiama Metodo Viso Lift ed è un videocorso che in soli 20 minuti al giorno cancella presto il doppio mento, riduce le pieghe del collo, ma non solo, ringiovanisce il viso tonificando i 7 muscoli facciali che con l'età perdono turgore e scendono verso il basso con i famosi cedimenti. Parlo dei cedimenti di tutto il viso, non solo del doppio mento e del collo. Trovate il link con le info in descrizione. Bene amici, abbiamo visto come avere un collo tonico e come ringiovanire il collo e il viso. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, una mini guida da stampare con 5 esercizi scaccia doppio mento. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.